Parlo nella sua casa nell'Iraq. Vediamo. Ricorda come fosse ieri il Festival di Sanremo del 51 e rimpiange di non potersi più divertire nei panni di quell'Aramis con la R moscia che lo portò al successo attraverso i microfoni dell'Eiar negli anni 30. Ma per il resto, Nunzio Filogamo, 90 anni oggi, non ne ha rimpianti. Ha avuto tutto quello che cercava, confessa. Il pubblico lo ricorda e lo ama, gli amici sono venuti qui a Rodello d'Alba nel Cuneese per festeggiarlo. E presto su Filogamo uscirà anche un libro di Raul Pisani. Lui, pungente, non risparmia ai presentatori di oggi una garbata critica. La critica di cercare di essere meno esibizionisti. Per il 90° compleanno del pioniere della televisione di massa, tanti auguri e visite, tra le quali quelle di due glorie di quando il Festival di Sanremo era ancora in bianco e nero, Carla Boni e Flo Sandon. Ad esse e a tutto il pubblico, Nunzio Filogamo dedica il suo proverbiale saluto. Miei cari amici vicini e lontani, buongiorno. Allora, lo riprendo. Buonasera. Buonasera. Scusi tanto se lo abbiamo disturbato, ma Buonasera. eravamo proprio desiderosi di Conoscerla. conoscere Mario Ruberi, piacere. Antonello Platarotti. Sì, grazie mille. Dunque, io lavoro per una radio, la radio di Michelino, che non è una gran radio. Comunque, siccome ho detto che sarei venuto qui, mi ha detto, ma se potesse così sentire due parole dal dottor Filogamo, e insomma ci farebbe piacere fare poi un articolo sul giornale e ricordarlo alla radio, perché lei è un personaggio che ha lasciato un segno, profondo nella storia della radio, della televisione. È stato il primo presentatore, che c'è stato. Sì. Quando diceva amici vicini e lontani. Bei tempi per lei. Ma forse per tutti. Anche perché la realtà televisiva oggi è molto diversa. Certo. Vero? Completamente. Non l'ama più, neanche lei? Non ama più questa nuova realtà? No, a me va bene lo stesso, ma Non è proprio quella. Si è adattato, diciamo. Non è più la stessa cosa. Poi anche sono venuti meno certi personaggi storici dello spettacolo italiano, vero? Io per esempio ho conosciuto Macario. Oggi un attore comico come Macario non c'è più. Era bravo, sì. Poi serio anche, preciso. Era molto bravo, in modo suo. Aveva una complicità tutta sua, perché ognuno ha la sua. Io rimangono turbati però. Mi pare impossibile. Allora ha fatto bene Mai Buongiorno, che a un certo punto è andato via dalla Rai. Si è messo in questa collocazione forse un po' commerciale, anzi senz'altro, però se non altro ha portato avanti un discorso che è un po' legato anche ai tempi, perché oggi purtroppo gli sponsor è diventato quasi una filosofia, eh? Oggi se si fa qualcosa di valido è perché ci sono gli sponsor, perché i costi sono così cari. Sì. Guardi, io 15 giorni fa parlavo con un nostro amico, forse lei conosce, Franco Barbero, che era la spalla di Macario, e che ha una compagnia di operette. Sì. L'ha chiusa 15 giorni fa perché non ce la fa più con i costi. Ho detto io, o metto su la compagnia con delle basi musicali e non rende, perché una compagnia di operette ci vanno i musicisti, ma i musicisti costano. In tempo Musicisti di messa in scena, messo in scena, i costumi. fondali, i costumi, bravo. Lui gira con due camion in tutta Italia, costi enormi. Infatti anche la rivista non si fa più per gli altri costi. No, mancano un po' anche gli artisti. Anche quello. Bisogna tornare alla televisione come il cinema neorealista, proprio il più semplice, il più. È vero. Era favolosa, sai.
Io l'ho vista un paio di volte così, un po' di sfuggita. Io sono a Turin proprio. Ah sì? Sì. E una curiosità, il suo cantante che ha stimato di più? Come il cantante che ha stimato, apprezzato, ha avuto modo di apprezzare maggiormente? Come uomini? No, come, sì, come artista. Come artista, sì. Come... quelli che presentava lei, insomma, ecco. Per dirla. Chi è? Sono curioso di sapere, insomma, le sue preferenze. Togliani era bravo. Non era diventato molto popolare perché era pubblicizzato meno. Adesso tutto è presente. A me piaceva un cantante che non ha fatto un gran successo, Ernesto Bonino. Oh, beh, no. Per poco successo. Che sì, ha fatto successo, ma è stato un successo breve. Non ha avuto una lunga vita artistica come possono aver avuto altri cantanti, ma per me era bravissimo. Il suo genere era molto bravo. Io ho conosciuto Luciano Virgilio. Come? Luciano Virgilio ho conosciuto da Firenze. Luciano Virgilio ha conosciuto, bravissimo. Perché lui è toscano. Lo ricorda lei? Vero? Io appunto. Ho vissuto, abbiamo fatto una tournée in America. Quando insieme. Canzava, quando cantava quella canzone Torna, Dio Ma anche Giacomo Rondinella cantava Torna. Come napoletano era il più bravo. Bravissimo Rondinella. L'ultima mia tournée in America con la Tilla e Pisani è stato proprio con Giacomo Rondinella. Adesso abita in America, no? Abita a Toronto, in Canada. Ah, ecco. Allargato. E un'altra curiosità, perché ha scelto così di vivere, diciamo, gli ultimi anni così della sua vita, eccetera, eccetera, proprio in questo posto che secondo me è così incantato, di questa, nella casa di riposo praticamente del vicino? Perché guardi, purtroppo non ho più i genitori, sono mancati. I miei fratelli sono sposati e io ho bisogno di... tante cose che in casa non posso avere, e allora sono venuto qua dove si sta molto bene. Sì, ci sta molto bene, penso. Pulito. Sì. Sì, è proprio un luogo, secondo me... Poi nel cuore delle Langhe. È protetto, come fosse protetto da Dio, per la mia esperienza di ex traumatizzato cranico, eccetera, che sono arrivato qua in condizioni alquanto gravi, eppure tre soli mesi mi hanno fatto benissimo, via. L'ambiente, certo, sono tutte persone molto anziane. Sì, certo, non è... Lei che era abituato in ambienti... In ambienti ben più sfavillanti. Io ho cambiato proprio ambiente. Ma insomma, io mi trovo molto bene. Ripeto, a parte la pulizia, c'è un ordine, si mangia bene. Si vive bene, si vive. C'è un'età anche per il riposo, via. Non ho più esigenze. Sì. Noi non vogliamo trattenerla oltre. Vengo poi ancora perché abbiamo un amico qui, il dottor Masi, che è ricoverato in questi giorni. Le porto poi un libro su Tamagno. Poi aggiorno, un'altra settimana. Grazie, molto gentile, è stato tante cose belle. Bene, io la ringrazio tanto. Prego. E sarà contenta anche mia nonna, che fra un mese o due verrà a casa mia, così almeno di vedere la sua videocassetta. È un gran regalo che mi ha fatto oggi. Grazie. Prego. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Aveva 99 anni. Era nella casa di riposo di Rodello d'Alba, dove viveva da 30 anni, e per noi lo ricorda chi l'ha conosciuto bene, cioè Pippo Baudo, Nilla Pizzi e Renzo Arbore, che ha raggiunto il nostro Diego Cimara. Mio caro amico.
Amici vicini e lontani, buonasera. Amici vicini e lontani, buonasera. Beh, è uno slogan che ha caratterizzato questo mestiere, perché diciamo la verità, il mestiere del presentatore l'ha inventato lui. Dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo trasmettiamo la prima serata del Festival della Canzone Italiana. La colomba bianca vola, diglielo tu. Il primo Festival di Sanremo, lui era un presentatore straordinario, non aveva bisogno di leggere, non aveva bisogno di nulla. L'annuncio di una canzone per lui era un momento aurico perché descriveva tutta la storia, la panchina, la rosa che era in un angolo. Era stato anche un attore famoso, non dimentichiamo il personaggio di Aramis nei Quattro Moschettieri, che è stata la prima mania, diciamo, della comunicazione leggera in Italia con la radio negli anni 30. Miei cari amici vicini e lontani, buonasera! Io vorrei mandare il mio personale saluto. Caro amico vicino e lontano, buonasera, buonasera ovunque tu sia. Ciao. E sono arrivati a Roma due star. Addio al capostipite di una genia che dopo di lui si è ingrossata, e di molto, quella dei presentatori, maestri di cerimonie in radio e TV, addetti al garbo e all'affabilità. Nunzio Filogamo si congeda dal mondo ad un'età veneranda, un secolo di vita meno 8 mesi. Di lui per anni gli italiani hanno conosciuto solo la voce, attraverso una radio ancora in fasce, chi l'aveva a galena, chi poi a transistor. Il suo brio da viveur, convalidato dalla R alla francese, decretò il successo tutto speciale di Aramis, il moschettiere gaudente, all'interno di uno di quei programmi con tanto di sponsor e di concorso con le figurine, in premio una Topolino, che in futuro si sarebbero detti nazional popolari. Non poteva che essere lui dunque a tenere a battesimo nel 51 il Festival di Sanremo, quello di Nilla Pizzi e Grazia De Fior. Poi condusse l'edizione televisiva del 57 insieme con Marisa Allasio e Nicoletta Orsomando. Quelle serate canore erano introdotte da una frase tanto celebre da essere diventata quasi sinonimo di Nunzio Filogamo, quel cari amici vicini e lontani che ad ogni intervista gli veniva chiesto di ripetere, la sua firma indelebile nel gran viale dello spettacolo italiano. Miei cari amici vicini e lontani, buonasera ovunque voi siate. Un saluto slogan che racchiude una verità che radio e TV negli anni successivi hanno consolidato. Nel villaggio globale siamo tutti, insieme così vicini e così lontani. Ce lo aveva predetto con buona creanza questo gentiluomo palermitano d'altri tempi. Cari amici vicini e lontani, buonasera. Io scelsi questo slogan come titolo per una serie di trasmissioni dedicate ai 60 anni della radio italiana. E così lo saluto, caro amico, vicino o lontano. Ciao.